Ciao gente, sono Larus, eccomi qui su ROM 2 Total War con la nostra campagna dei Siracusani. Nell'ultima puntata abbiamo fatto il blocco navale di Bari, abbiamo fatto due battaglie di Bari. La prima abbiamo vinta per attaccare, la seconda per difendere abbiamo persa. Però almeno abbiamo ucciso Scipione l'Africano e adesso con il loro esercito di rinforzo probabilmente non riusciranno a venire a Taranto. Oltretutto, l'assedio è durato un po' e le forze di guarnigione di Taranto stanno tentando di fare una sortita e quindi dovremo fare una battaglia. Ora, combattiamo subito. E quelli più furbi tra di voi avranno notato che questa qua non è la colonna sonora di ROM 2, bensì è la colonna sonora di ROM 1. Perché ho messo quella di ROM 2? Cioè, come ho fatto a mettere quella di ROM 1 al posto di quella di ROM 2? C'è una mod sul workshop di Steam che praticamente ti dà l'opportunità di mettere appunto, se vuoi, la colonna sonora di ROM 1. La colonna sonora di ROM 1 è veramente fantastica. È una. Sono molto legato personalmente a quel gioco e quindi ho deciso di metterla per tutta la serie. Se a voi piace, ovviamente. Se volete scaricare la mod, la potete trovare nello Steam Workshop. Oppure, se proprio non fate fatica a trovarla, basta che andate nel nella descrizione del video e mi metterò tutti i link di download. Molto bene. Possiamo mettere anche un po' di cose. Ok. Queste cose qui. Una barricata. Praticamente rallenta l'unità del nemico. Sì, possiamo farla. Ovviamente non c'è nulla di in pendenza, quindi queste palle rotolanti non possiamo mettere da nessuna parte. Al massimo posso fare una difesa qui. Così se il nemico vuole venire, deve passare comunque per queste palle rotolanti. Oltretutto, direi di mettere un po', fare qui tutta la mia difesa. Non avranno unità di cavalleria, comunque non è che fa tanto bene passare per queste cose qui. Quindi metterò anche questo. Invece questo serve per far vedere le unità che sono nella zona. Quindi direi di metterle qui e dopo dar fuoco, così posso vedere l'unità in zona. Anche se effettivamente. Ma posso metterle qui. Non è che servono tante queste cose qui. Fanno solo molto di scena. I miei picchieri li metto qui. Con dietro i miei oplita. Le mie unità di opliti. E dietro ancora i giavellottisti. Sarà una battaglia molto facile per me. Ah, la colonna sonora di ROM 1 però è veramente fantastica. Ok. Il nemico, già solo per venire qui, dovrà passare per tutte queste difese. E devono essere attivate da queste unità. Quindi mettiamo subito la mia unità del generale qui vicino. Oh no, 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 non picchiate queste cose qui, che cavolo fanno? Sti qua picchiano le barricate. Dai, date fuoco a tutto. Che hanno dato fuoco. Ora si devono rimettere qui. Molto bene, questa musica qua mi piace troppo. È inutile. Tanto vediamo la guarnigione romana che sta arrivando. L'assedio non ha fatto assolutamente male a loro. Non è che hanno perso troppe unità. Solo il fatto che, siccome questo assedio durava da un bel po', hanno deciso bene di fare questa sortita. Infatti, nelle città con porto, devi fare, per far danni alla guarnigione, devi fare sia un assedio via terra, sia un assedio navale.
Io la sfida navale non ho voluto farlo perché devo pensare a Bari. Ed effettivamente la mia tattica di Bari è servita perché ho rallentato il nemico quel tanto che bastava. Anche se ho perso un po' di uomini nella flotta. E oltretutto adesso sta anche arrivando la flotta romana che è un po' paura. Molto bene. Ti lascio in posizione. Ok, dobbiamo essere pronti a attivare queste palle incendiarie. Probabilmente faranno una discesa abbastanza ridicola. Però vediamo un po'. Ok, direi che posso attivarle tra 3, 2. Aspettiamo ancora un attimo. Adesso, via. Ok, ritiratevi qui dietro. Le palle stanno passando. Sì, hanno fatto un po' di danni. Picchieri, formate la falange. Forma la falange. Oh, bravo, all'ultimo. Ok, formate tutti quanti. Questi giallottisti qua sono andati avanti in linea retta e se le sono un po' prese. Ok. Le mie picche stanno difendendo la posizione abbastanza bene. E ok. Stanno tutto abbastanza bene. Non hanno comunque speranze in questa battaglia. Sono unità di rorari, sono molto molto scarse. Sono guardie cittadine. Quindi se stanno un po' prendendo. Molto bene. Ok, il nemico si è ritirato in massa. Direi che possiamo finirla così. Abbiamo fatto una vittoria decisiva. Abbiamo perso 18 uomini praticamente solo nelle unità di giavellotti. Ok, molto bene. Le mie picche sono create abbastanza bene. C'erano soprattutto le mie unità di... Le mie unità, le mie palle incendiarie che hanno fatto un bel lavoro. E oltretutto sono anche unità molto molto fighe le palle incendiarie. Comunque, questa colonna sonora qui mi piace veramente troppo. Mi dispiace che Rome 2, il compositore della colonna sonora, non mi ricordo bene il nome. Credo che sia lo stesso di Empire, Napoleon. Però mi è dispiaciuto che non è stato Jeff Van Dyck, che è stato quello che ha fatto la colonna sonora di Rome 1, Medieval 2, Shogun 2, e peccato che non ha fatto di Rome 2. È stato un grandissimo peccato, però bisogna dire che ha curato la colonna sonora del live action trailer, cioè il trailer d'annuncio di Rome 2. E infatti si è sentito, la colonna sonora era fantastica, poi oltretutto anche già solo come era sceneggiato quel trailer lì era superlativo. Ed è un peccato che il nostro Van Dyck non ha curato la colonna sonora di Rome 2, anche se comunque ritengo che sia una buona colonna sonora, solo che viene eclissata dalle altre colonne sonore degli altri Total War. Catturiamo un po' la guarnigione. E ok, adesso dobbiamo fare attenzione alla flotta romana, che è molto arrabbiata. Quanti ricordi però che mi dà questa colonna sonora, è allucinante. Comunque, vogliono fare un attacco pesante verso Taranto, vogliono riprendersela. E noi dobbiamo essere pronti per una difesa. Ovviamente non possiamo tagliare via Benevento, perché effettivamente dovrei trovare a combattere in più fasce. Quindi dobbiamo fare abbastanza attenzione. Comunque il bug del fatto che l'IA continua a passare in mezzo all'oceano lo devono assolutamente risolvere, perché è ridicolo. Abbiamo catturato Taranto, direi di occupare la provincia.
Ok. Qui a Taranto. Direi che per il momento possiamo fare un commercio di schiavi. Questo. Infine distruggiamo questo. Boxentum, distruggiamo anche questo e stiamo abbastanza tranquilli così. Ok. Non so che cosa fare adesso, devo essere sincero. Direi di andare a Taranto anche con la mia flotta, le teste dell'Idra. E le altre mie forze, non so dove sono. Sinceramente non lo so. Ci dovremmo aspettare o un attacco a Turi o a Taranto. Direi di mandare questa unità a controllare questo fiume che non so come si chiama. Se c'è qualcuno della Basilicata che sa dirmelo, non so come si chiama questo fiume. E comunque dobbiamo controllare quella posizione lì, così non, il nemico non può venire verso Aturi, che quello lì potrebbe essere un problema se iniziano a scendere giù per la Calabria. Però io voglio difendere questa zona qui per il momento. Magari poi dopo, al turno successivo, direi che posso anche difendere quest'altro fiume. In modo che così il nemico, se deve attaccare Taranto, si trova anche un po' accerchiato. Qua ci sono veramente tante unità. Tante, tante. Sono troppe. E direi di continuare a fare un po' di azioni di disturbo a Benevento. Sì, e probabilmente il prossimo turno si ribelleranno. Così almeno possono ritirarsi un po' le unità del nemico. E aumentiamo di grado, ovviamente, la nostra spia Gorgo. Ok. La situazione è abbastanza particolare. Dobbiamo fare attenzione. E facciamo turno successivo. Taranto non deve cadere adesso. Dobbiamo tenerla. E probabilmente non riusciranno a conquistarla. A meno che hanno anche la superiorità navale. Peace, honestly forged between men, is a worthy thing. What say you? Ma direi pace con i romani subito no. Io, come ho detto, voglio prendere la provincia del Sannio. E magari partire anche per il Lazio. Comunque Benevento la devo prendere assolutamente. Questa campagna qui la continuerò fino a quando non prenderò appunto Benevento, che è una città molto importante, che è vitale per il controllo dell'Italia. Quanto pare vogliono subito attaccare, quindi ci dovremo trovare a difendere. Sarà una battaglia dura. Una difesa di Taranto. Sarà probabilmente una delle battaglie più grandi che abbiamo fatto, che faremo in tutta la serie. Noi abbiamo la superiorità di flotta. Oltretutto loro però hanno anche una balista romana. E noi abbiamo anche i picchieri, quindi possiamo difendere eventuali brecce in maniera formidabile. Dobbiamo fare attenzione appunto che hanno superiorità sulla terra, però noi abbiamo superiorità sul mare. Abbiamo anche unità navali tipo baliste oppure catapulte, quindi possiamo anche tirare da distanza con la nostra flotta. Dobbiamo fare attenzione però alla balista romana, quella lì mi preoccupa un po' come unità. In ogni caso comunque a quanto pare, nell'ultima battaglia che ho fatto per conto mio e quanto mi è stato detto, lì ha degli assedi un po' più furba, quindi dovremmo stare un po' più attenti. Sarà una battaglia dura, però dobbiamo difendere Taranto a tutti i costi. Faranno un assalto da questa zona qui, quindi dobbiamo prepararci. Direi che possiamo mettere i nostri giavellottisti così. Ok, e
On watch. Molto bene. E teniamo anche questi tre impavidi frombolieri. Questa folla qui ovviamente è inutile a me. E io non capisco perché, però qui c'è questo spazio in cui si può entrare. Non è che ha tanto senso. Possiamo piazzare ovviamente le difese. Direi che alle porte vanno più che bene delle difese così. Neanche delle barricate. Vita del nemico, non devono passare qui. Ovviamente non è che abbiamo tante possibilità di utilizzare le nostre palle rotolanti. E quindi dobbiamo fare abbastanza attenzione. Direi che però queste cose qui non è che abbiamo tante possibilità. Direi di non piazzarle proprio, va. Teniamo i nostri picchieri qui, che alla fine mi aspetto un attacco in questa zona. Dobbiamo tenere però pronti i nostri opliti per dare supporto sulle mura, nel caso se il nemico con queste unità di rorari, nemmeno stati, vuole venire. Sarà una battaglia dura, però noi saremo pronti. Our reinforcements have arrived. Ok, stanno arrivando i nostri rinforzi. Dobbiamo piazzare subito le nostre unità d'artiglieria qui. E magari le nostre altre unità mandarle appunto qui, che almeno possiamo dare un supporto dentro la città. Sta iniziando a sparare. Ah, dobbiamo magari posizionare un po' più i nostri picchieri un po' più davanti. Vogliono attaccare subito questo punto qui. Ok, degli opliti devono subito andare sulle mura e dare supporto ai giavellottisti. Poveri... Ah, che bella caduta che ti sei fatto. Dobbiamo fare attenzione. Non sarà una battaglia facile. Meno questi rorari qui non sono formidabili nel combattimento. Questo ci puoi rincuorare. Dobbiamo subito però distruggere questa unità di balista romana. Quindi la nostra flotta con armi d'assedio deve pensare a questo. Dai, dovete salire però voi ragazzoni. Non devo perdere le mura. Perché però non vogliono salire? Ah, qua hanno fatto fuori un torrione. Però sono molto stupidi. Perché attaccano questa parte delle mura? Se devono appunto assaltarla. Cioè, se tu mandi le torri d'assedio, tu non spari con la balista. È una tattica molto stupida. Comunque no, fanno proprio fatica a salire. Non ce la fanno. Dai, salite adesso, bene. I nostri giavellottisti sono ammazzati, stati uccisi. Solo che non vogliono salire sulle mura. Ma perché? Perché fanno questo? Non lo so. Non ho idea. Che le mie navi stanno iniziando a sparare alle baliste. Ah, sì. Così mi piace.
Ok, ne è rimasta solo più una balista. Adesso unità del nemico sta iniziando a salire. Dobbiamo difendere. Vediamo se riusciamo a colpirli. Ok, non ancora. I nostri giallottisti si sono ritirati. Però ci sono questi opliti che adesso dovranno difendere la posizione contro questi lancieri italici. Ok. Molto bene, abbiamo ucciso tutte queste unità. Ora pensiamo agli astati. Possiamo anche avvicinarci un po' di più. Sono gli astati che fanno la formazione a testuggine. Scelta stupida contro delle navi del genere che ti possono sparare dei sassi. Qua intanto ci sono altre unità. Probabilmente vorranno attaccare questa zona qui, quindi meglio che mando due unità di picchieri, tra i migliori che ho, a difendere questa porta. Non sarà facile. Spariamo un po' questi astati intanto. E divertiamoci sempre un po' a sparare con le nostre navi. No, sono un po' troppo distanti, non riesco a sparare queste unità. Riformiamo un po'. Ok. Molto bene. Questi opliti qua stanno resistendo. Non so, sono un po' stanchi. Però contro i rorari e contro i lancieri mercenari italici credo che ce la possano fare. Ok, qua stiamo difendendo la zona. Uccidiamo il generale nemico Quintus. Uccidiamolo. One of our units has used all its ammunition. Ok. Qui come sta procedendo? Stanno tutto bene, questi opliti riescono a difendere la zona. Sono rimasti solo i lancieri italici che possono dare un po' di problemi. Però devono difendere la zona ad ogni costo. Le mura sono molto importanti. Ok. Intanto qui stanno arrivando altre unità che vogliono lanciare le fiaccole alle mura. Solo che ovviamente non hanno nessun equipaggiamento d'assedio, quindi probabilmente non riusciranno a sfondare. One of our units has used all its ammunition. Il generale non è ancora morto, molto fortunato. Non riesco a riconoscere quale però tra questi. Credo che sia questo qui con la K. Come già spiegato in un altro video, secondo me le cappe sono la cosa più stupida che possono mettere. Capisco che è un elemento decorativo, tutto quanto. Però comunque non è che hanno troppo senso le cappe. Perché uno deve indossare una cappa? Uno tipo, corpo a corpo, tipo prendere la cappa e utilizzarla come appiglio. E quindi sei abbastanza fregato se uno ti tiene con la cappa. Oltretutto ti può anche strozzare perché è tenuta al collo la cappa. Non capisco, sono cose molto stupide. Qui gli astati hanno problemi perché ovviamente tutto il loro armamento d'assedio non è messo tanto bene. Ok, qua abbiamo difeso la zona anche se i giallottisti si sono ritirati.
Ok. Qua le mura sono... La porta è quasi incendiata. Totalmente. Io c'ho. Unite i picchieri qui. Devono formare subito. Se fate che fare una cosa così. Perché probabilmente le barricate le possono anche distruggere. Ok. Dobbiamo difendere Taranto, che è vitale per questa campagna. Tanto qui come procede la situazione, qua sì, dobbiamo già iniziare a formare, secondo me. Qua formiamo su due file, siccome non c'è nessun passaggio laterale. Comunque i picchieri sono veramente delle unità troppo fighe. Mi piacciono troppo i picchieri. Anche se poi dopo col tempo diventano inutili quasi nel gioco. Però rimangono delle unità molto fighe. Mi piace la loro disciplina e come anche tengono queste picche che sono altissime alla fine. Qua le mura sono bruciate praticamente. Dobbiamo fare attenzione contro questi astati. Sono... sì, astati praticamente decimati. Però... dobbiamo comunque prestare attenzione. Magari possiamo anche provare a fare una sortita, magari, alle spalle. Con queste unità qui. Facendole sbarcare. Poi una volta che saranno tutti in questa bolgia qui, con i picchieri, mando... Ok, le porte sono distrutte. Quindi i romani sono alle porte. Dobbiamo fare attenzione. Comunque posso utilizzare queste unità da sbarco per fare un attacco alle spalle. Tanto qui probabilmente pensano che fare un attacco a queste mura qui non è che sia una scelta troppo intelligente. E come dargli torto. Adesso vediamo un po' che cosa vogliono fare. Sentite i lamenti dei soldati. Ok, i miei picchieri devono essere pronti. C'è anche l'olio bollente, quindi non è una gran cosa attaccare le mura. Ok, ci sono le picche oltretutto che riescono a trapassare queste zone qui. E il generale nemico è oltretutto morto. Ok, l'assedio sta procedendo. Le unità del nemico ovviamente se le stanno prendendo un po'. Probabilmente riusciranno a sfondare. Anzi, stanno totalmente ritirando. Sono rimasti solo più questi frombolieri iberici. Anzi, sono ritirati anche loro. E qui anche loro vanno in rotta. Avranno magari sentito le notizie del generale che è morto. Quindi una vittoria eroica. Molto bene, ho perso 190 uomini, praticamente le unità di giavellottisti, e anche un po' di questi opliti che hanno dovuto difendere le mura. Ah, è stata una battaglia dura. Alla fine. Ovviamente l'IA non è che tanto sviluppata negli assedi, ancora. Mi dispiace che non hanno fatto nessun attacco diretto alle mura, invece sono passati direttamente per il cancello era... inespugnabile. E oltretutto si sono dovute anche prendere le frecce dalle torri con arcieri. Se invece avessero magari utilizzato la balista in maniera un po' più furba, e oltretutto avessero utilizzato quelle torri in maniera più furba, ovviamente probabilità di vittoria da parte del nemico sarebbero ovviamente aumentate. Bisogna sempre contare che i picchieri sono unità molto toste e difficili da tirar giù. In ogni caso rimane una vittoria eroica, il nemico ha perso il suo generale e praticamente quasi tutto il suo esercito. Quello di rinforzo alla fine comunque rimane ancora bello sano, però
Adesso credo che non hanno la forza militare per proseguire con un attacco diretto nel cuore della Calabria e quindi, diciamo, la nostra difesa è servita. Adesso rimane solo più la flotta romana, che rimane abbastanza possente. Che uccidiamo l'unità del nemico o catturiamo? Uccidiamo, va. Il nemico si ritira e dobbiamo iniziare a fare una controffensiva dopo la controffensiva del nemico. Dovremmo as anche aspettarci dei ribelli a Benevento, quindi potrebbero anche loro rallentare ancora tutta l'avanzata dei romani e creare un po' di problemi a loro. Però eccoli qui. Dei ribelli sanniti. Qua direi che possiamo fare. Non so. Direi magari. Un terreno consacrato, perché no? Fanno sempre bene. Quindi possiamo andare a Bari. Ah, qua c'è un piccolo esercito. Però qua c'è una flotta veramente imponente. Quindi direi di fermarmi un attimo con la mia avanzata. Per poco. Raggruppiamo le nostre unità. Anzi, no, queste qua posso tenerle qui. Avviciniamoci ancora qui. E stiamo un attimo fermi. Queste unità qui si devono un attimo riprendere. Possiamo anche aumentare di grado il nostro generale. Direi di dare fortuna. No, ma direi di dare. Ma sì, generale livello 2, aumentiamo il morale delle truppe. Sì, possiamo aumentare le tecnologie d'assedio, che dobbiamo prepararci per il grandissimo assedio di Benevento. Effettivamente. Dovrei anche fare attenzione che non ci sto pensando, però possono venire sempre a Boxentum. Quindi dobbiamo muovere questi compagni di Cerbero qui, perché dobbiamo sempre difendere la zona. Con la nostra flotta possiamo iniziare a fare un piccolo attacco. Qua possiamo fare grandi arcieri. Iniziare già subito l'avanzata. Ok, credo che per questa puntata sia tutto. Ci sentiamo alla prossima, gente. L'aro è tutto. Ciao!